L'Università degli Studi di Teramo organizza 4 giornate per parlare di rispetto, responsabilità, onestà, giustizia e coraggio in un'unica parola, di legalità. Un percorso formativo per studenti universitari e per studenti delle scuole superiori, una vera e propria scuola della legalità, realizzata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Falcone Borsellino. Perché l'Università degli Studi di Teramo ha pensato a creare, a istituire una scuola della legalità? Perché riteniamo che la legalità debba essere anche un elemento della formazione dei ragazzi. Questa esperienza che nasce da una collaborazione con l'Associazione Falcone Borsellino è con il Consiglio regionale abruzzese parte quest'anno, e possiamo dire quindi che è un anno di prova, quindi, si articolerà su 4 giornate. Le prime 3 saranno organizzate dalle facoltà di giurisprudenza, scienze politiche e scienze della comunicazione del nostro Ateneo, mentre la terza giornata sarà una giornata di testimonianze e cadrà il 23 maggio, quindi insomma il giorno della commemorazione di Capaci. Ma proprio lo spirito è quello di formare i ragazzi, quali i nostri, ovviamente i nostri studenti, ma anche e soprattutto gli studenti delle scuole superiori di Teramo. Qual è il concetto di legalità? La legalità non è definibile con una sola espressione. Noi quello che cercheremo di fare domani è proprio quello di rimuovere gli stereotipi sulla legalità, che non è semplicemente l'osservanza, l'adempimento alla legge, perché abbiamo visto che nella storia ci sono anche leggi che possono produrre mostri, e quindi cercheremo di far capire che la legalità è davvero un insieme di tensioni, di atteggiamenti e di dimensioni della persona che concorrono a creare davvero una società nuova, una società giusta, e soprattutto la capacità di accogliere e di contrastare tutte le forme di illegalità, di accogliere l'altro e contrastare tutte le forme di illegalità.